Giulio, questa è una storia veramente strana che ti sto per raccontare. Una storia, non so se la conoscevi, nel 2012 c'era una donna di Cleveland che irrompeva in case così casuali, le puliva e le lasciava il conto. Alla fine è stata arrestata perché, appunto, lei entrava, lavorava, faceva qualche stoviglia, portava fuori addirittura la spazzatura, passava pure l'aspirapolvere e poi lasciava questo conto di 75 euro con il suo numero di telefono. Alla fine una donna dell'Ohio è entrata in casa, ha trovato questa casa pulita e poi ha trovato il conto e l'ha denunciata. Tu che avresti fatto? Ah, io l'avrei ringraziata di aver trovato la casa pulita. Logicamente bisogna farsi una domanda, ma sta donna le chiavi dove le prendeva per entrare in queste case? Non lo so se cioè se lei, non lo so, forzava la serratura. Lei ha detto che aveva bisogno di lavorare Eh sì, guarda, e siccome quindi faceva lasciava, così. sì, lasciava questo numero di telefono, e allora la Warren, pensando di aver sbagliato casa, ma quando gli ha detto: "Ma tu hai sbagliato casa, sei venuta qui a fare le pulizie, perché?" Questa ha risposto: "No, lo faccio a tempo pieno, lo faccio tutto il tempo. Aveva bisogno di lavorare e quindi Però mi la tua sono domanda, trovato." vedi, lei alla fine è stata incriminata non perché puliva le case, Certo, appunto, perché per scasso. entrava in casa e Però è lasciava senza. strana sta storia. Sì, lasciava il conto di 75 Io non dollari. l'avrei denunciata, tu l'avresti No, io sto denunciata. cercando qualcuno che lo faccia, Poi fondamentalmente. magari, insomma, se uno dice 75 Certo, dollari, vabbè, mettiamoci d'accordo. c'è un po' di, quando entri trovi la casa Ma non pulita, è un reato, fai ma una casa. chi è entrato in casa, no? Il primo acchito. Poi siccome ti lascia il conto, ti lascia il numero di telefono, dici: "Guarda, ci sei venuta, non ci vieni più, mi hai chiesto 65", oppure dici: "Mannaggia, che bello, ne stavo cercando una, fra l'altro pulisci anche bene, quindi va bene Potrebbe così." essere Potrebbe essere una una bella cosa. Quindi è stata incriminata per furto con scasso. Poi che cosa ha rubato? Ma niente, No, invece che ha qualcosa l'ha rubato? rubato. Ha rubato lo sporco. Ha rubato la Ha rubato zozzeria, la la monnezza. zozzeria. Però questa è lei, dicevo, ho bisogno di lavorare. Ecco, Certo. Cioè, si oggi inventano. si inventa di tutto, uno può provare pure, non lo so, entra da qualche parte, Beh, ci sono le cose pulisce un magari, negozio, le cose più magari. antipatiche, buttare la spazzatura, per esempio per me è Ecco, antipaticissimo. bravo, buttare la Oppure spazzatura. magari me la porto a fare la spesa, perché per me è traumatico imbustare la spesa. Sì, pure io Mi metto provo pure un po' di tutta. agitazione, perché poi c'è gente, la metti alla rinfusa e Sì, sì, qualcuno mi sì. ha detto: "C'è l'ingegneria del sacchetto", nel senso che bisogna seguire delle regole ben Ci sono precise. persone portate, io non Assolutamente sono sì. portata. No, Io metto tutto quanto alla rinfusa potrei andare con uno invece. scatolone, forse andrebbe meglio. Io dovrei andare con una cariola, Una forse cariola. qualcosa del genere. Ma tu che c'hai la busta quella? C'ho 10.000 buste comprate, ma ogni volta che vai al supermercato Ricompri. ne ricompri un'altra.